Uh! Ah! 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 Yeah! ok ora possiamo tornare seri ciao a tutti io sono Midori Yuriko e oggi faccio questo video per dirvi che finalmente alla fine di marzo mi sono laureata e sono veramente felice di aver terminato questo primo percorso di studi e sono soddisfatta del voto che sono riuscita ad ottenere anche se poi diciamo quella che Sarebbe dovuta essere una laurea triennale, si è un pochino prolungata nel tempo. Comunque, avrò modo di spiegarvi meglio tutto nel dettaglio in filmati successivi. Questo è stato comunque un periodo diciamo un po turbolento. E in cui comunque ho fatto sia delle bellissime esperienze ma anche altre diciamo un pochino più diciamo meno belle. E in ogni caso ho avuto insomma l'occasione comunque di conoscere tantissime cose, di imparare veramente tanto e di fare anche delle bellissime amicizie. E però, dall'altro lato, insomma, ho avuto anche un periodo, diciamo, un pochino buio, insomma, un po' di difficoltà, eh, insomma, che mi hanno rallentato parecchio nella, insomma, nel mio percorso di studio. E, e per me questa esperi, prima esperienza universitaria è comunque... Alla fine dei conti, insomma, mi ha arricchito veramente tanto. Sento di essere, di essere cresciuta, maturata e insomma di essere diventata eh, una persona diciamo più adulta. Eh, sì, vabbè, a parte la scenetta iniziale che quella insomma è un po', vabbè, un po' infantile, ma fa lo stesso. Insomma, sento proprio che è stato un periodo che comunque mi ha fatto crescere veramente tanto. perché... Eh, ossia, insomma, parte insomma, di questa vita universitaria l'ho passata da pendolare sui bellissimi treni regionali. Eh, per quasi due anni sono stata, mi sono trasferita a Bologna e quindi è stata per me anche insomma, la prima esperienza di vita fuori casa da sola, diciamo senza adulti e quindi insomma, ho dovuto insomma, affrontare un po' eh, com'è la vita eh, con i vari coiquilini e insomma anche lì è stato sia bello ma allo stesso tempo insomma, ci sono stati un po' di, di problemi però eh, insomma alla fine insomma sono riuscita diciamo con tanta fatica a superare insomma tutte le difficoltà e faccio questo video mh, proprio per dirvi che mi sono laureata e in questo modo così sarò mh, diciamo voglio subito il, spero il prima possibile di iniziare a fare i, i vari video sull'università come vi avevo già annunciato nel video di presentazione Infatti, eh, avendo concluso insomma, questa laurea triennale, diciamo, ho diciamo, accumulato tante esperienze sia positive che negative, e, e quindi mi sento insomma, di avere molte storie da raccontarvi, molti consigli da darvi insomma, eh, per, per tutte quelle persone che vogliono seguire il mio stesso percorso. Quindi sì, mi auguro di riuscire a caricare più video possibili, anche perché sono eh, parecchio indietro. Infatti, se notate nel mio primo video ho i capelli un po' più corti di adesso, proprio perché l'ho girato a ottobre. <ride> Tuttavia, insomma, mi, mi sono resa conto di non essere esattamente troppo brava a fare video per YouTube, per cui per registrare quella semplicissima presentazione di tre minuti ci ho messo tipo, boh, non so, tre, quattro, <ride> cinque giorni. E quindi mi sono resa conto di, insomma, non essere esattamente molto tagliata. E quindi ho detto, no, per fare un video di tre minuti non ci posso mettere tre giorni perché altrimenti non mi laureerò mai. E quindi ho detto prima l'università e poi dopo YouTube. <ride> poi successivamente avevo intenzione di iniziare subito a bomba una volta finita la tesi e gli esami, che ho terminato più o meno intorno alla metà di febbraio. E però eh, insomma mi sono nuovamente resa conto di essere ancora troppo imbranata, troppo incapace, non sapevo usare i video di montaggio, per l'audio, diciamo, le telecamere, i microfoni, insomma non sapevo fare una beata mazza. E quindi ho dovuto insomma ancora posticipare. E siamo ogni primi video, li ho caricati intorno, credo fosse la metà di marzo, però eh, li ho tenuti privati perché prima volevo di renderli pubblici, volevo avere insomma almeno 4-5 video eh, pronti da pubblicare, quindi poi li ho resi disponibili a tutte le persone più o meno intorno al 7-8 di aprile. E quindi niente, spero di iniziare subito a fare questi video per l'università, continuare con i video del giapponese e, e poi anche letteratura, perché a me piace veramente tantissimo e quindi non vedo l'ora di farvi conoscere la letteratura giapponese. E poi, anche altra cosa che avevo già annunciato in un video in cui parlavo del giapponese, la linguistica generale. Ragazzi, devo fare anche quei video, sì, li devo fare assolutamente, spero il prima possibile. No. Ho veramente tantissime cose da dirvi, e presto avrò anche un altro annuncio da farvi, veramente molto importante, però ora non vi dico nulla. E dovrete aspettare ancora un bel po' di giorni o qualche insomma, settimana, deciderò poi quando rivelarvi questo segreto. Bene, io vi saluto, un bacione a tutti quanti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao.